Michelangelo, che abbiamo apprezzato come pallavolista, ma che appunto prima uscita come candidato della Lega ha detto: togliamo qualche soldino alla sanità per lo sport. Ecco, no, alla sanità no, alla sanità zero. Direi che non, proprio non è il caso, perché la sanità pubblica ha bisogno di tante risorse. La sanità pubblica deve essere messa nelle condizioni davvero di garantire un diritto universale alla cura, alla prevenzione e appunto ad un dispiegamento territoriale, perché poi parliamoci chiaro, la sanità deve farsi una sanità di comunità, sanità di prossimità, quindi investire sulle figure dei medici di medicina generale, come minimo sulle figure nuove degli infermieri di comunità. Tra l'altro ricordo che nella nostra città non solo noi abbiamo scienze infermieristiche, ma dall'anno scorso è stato avviato proprio il master anche di infermiere di comunità, che è un'altra figura di prossimità, ovviamente senza fare la confusione che aveva fatto proprio l'assessora Moratti dicendo: vabbè, non vanno i medici, vanno gli infermieri. Ovviamente i medici di base gliel'hanno giurata, perché occorre anche essere rispettosi delle professionalità. Però il tema della medicina, ha ragione Carlo Cottarelli quando dice nel Veneto, che è una regione a conduzione Lega, la sanità è stata gestita diversamente, c'è una maggiore sanità territoriale. Il tema di questa regione è che dal 95, è stato ben detto, la scelta di Formigoni è andata tutta nella direzione della aziendalizzazione della società. Allora la malattia e la persona diventano mezzo di profitto e invece non diventano il centro dell'attenzione. Questo, credetemi, con i tagliandi di fatti poi sia da Maroni sia dalla stessa Moratti, non c'è stato alcun ripensamento. Moratti introduce il principio dell'equiparazione tra pubblico e privato in sanità. Io credo che ci sia una questione anche di visione proprio della società, dell'individuo, molto diverse. Voglio, mi fermo qui, voglio soltanto concludere con l'appello agli elettori. Cioè, non vi dico brutalmente votate Cottarelli, però volevo spiegarvi un paio di cose. Io corro nel proporzionale per Milano, Lodi e Pavia. Nell'uninominale, cioè nella gara in cui uno viene eletto, corro per le province di Cremona e Mantova. La mia avversaria diretta è Daniela Santanchè. Allora, ci sono tanti motivi per preferire Cottarelli a Daniela Santanchè. Uno di questi che io sorrido di più e sono più simpatico, lei è sempre arrabbiata, quindi. L'altro motivo è che lei è paracadutata da Cuneo, cioè quando mai la si è vista? Lei è stata eletta 5 anni fa con un margine enorme, 25 punti percentuali rispetto al candidato del Partito Democratico, 25 punti, quindi c'è parecchio da recuperare. In questi 5 anni è venuta 3 volte, in 5 anni 3 volte a visitare la provincia che l'ha eletta. Quindi il primo tema è quanto è grande la torta che noi produciamo. Il secondo tema è come distribuiamo questa torta. Allora io sono davvero preoccupato che, e questo è uno dei motivi per cui sono sceso in campo, come si dice, sono davvero preoccupato che se la destra va al governo possa ripetere gli errori che hanno fatto l'ultima volta che erano al governo. L'ultima volta che la destra è stata al governo da sola è stata più o meno 11 anni fa, quando c'era Berlusconi presidente del Consiglio e Tremonti come ministro dell'Economia. Nel 2011 abbiamo avuto la peggiore crisi economica degli ultimi decenni, ve lo ricordate quando i tassi di interesse sono aumentati, il governo si è dovuto dimettere, è arrivato Monti, ha dovuto fare l'austerità. E il PIL, cioè il prodotto interno lordo, cioè quello che produciamo, cioè il reddito degli italiani, è crollato. Perché io non sono un politico, o meglio, lo sto diventando, ma mi avessero detto 4 settimane fa che mi sarei trovato un palco a fare campagna elettorale, ho detto: ma voi siete pazzi? E invece mi trovo qui. Allora, la prima cosa che vi devo spiegare è cos'è che mi ha fatto cambiare idea. Quello che mi ha fatto cambiare idea è che siamo davvero in una situazione in cui l'Italia è a un bivio, si può andare da una parte, si può andare da un'altra. È per questo che il tema
della campagna del Partito Democratico è la scelta. Si tratta davvero di scegliere tra due dimensioni diverse di vedere la società, una conservatrice, l'altra progressista. Quando dico conservatrice non intendo dire in senso particolarmente negativo, sono i conservatori, la destra dice di essere conservatrice, lo dicono loro, mentre noi diciamo di essere progressisti. Questa differenza tra essere conservatori e essere progressisti la si può declinare in diverse dimensioni. Io ovviamente, essendo un economista, vorrei spiegarvi perché dal punto di vista economico, dal punto di vista economico, le scelte che propone la destra secondo me sono sbagliate. Sul presidenzialismo io dico la mia opinione del perché non mi piace l'idea del presidenzialismo. Io credo che la politica sia prima di tutto un qualche cosa di idee, e le idee vanno anche al di là delle persone. Negli ultimi anni in Italia, anche senza il presidenzialismo, la politica è diventata troppo personalizzazione, e lo si vede, prima di tutto lo si vede ai nomi dei partiti. Una volta c'erano partiti che davano l'idea di un'idea: Partito Liberale, il Partito Comunista, Socialista, la Democrazia Cristiana, il Partito Repubblicano e così via, il Partito Monarchico. E tutti idee che il nome del partito dava l'idea di che cos'è che si voleva portare avanti. Adesso i nuovi partiti sono avanti qui, forza là, tutto qui, e sempre con sotto il nome del leader. L'unico, uno forse l'unico, no, non è l'unico, ma quasi l'unico partito che non ha un nome è il Partito Democratico. E sono stato molto contento che Letta non ci abbia messo il suo nome. Perché non possiamo avere una personalizzazione, e non possiamo avere una personalizzazione della politica, perché se si personalizza la politica e non si mettono al primo posto le idee, quello che succede è che poi la politica diventa un divoga. Al mattino si fa una cosa, al pomeriggio se ne fa un'altra, a seconda dell'idea che in quel momento al leader partito gli viene in mente. Non sto a fare riferimento ai fatti più recenti perché forse è abbastanza ovvio a chi mi riferisco. Grazie. La revisione della spesa in realtà negli altri paesi non è necessariamente una cosa volta a tagliare la spesa, è una cosa volta a verificare se i programmi di spesa funzionano o non funzionano. E questa cosa dovrebbe essere fatta sistematicamente per tutti i nuovi programmi di spesa. Vi faccio un esempio. Il reddito di cittadinanza è stato introdotto l'anno dopo è stato rinnovato, e poi è stato rinnovato, e poi è stato rinnovato. La prima cosa che bisogna fare, e si fa per esempio nel Regno Unito, quando si introduce un nuovo programma di spesa, è quello di dire: dopo 2 anni andiamo a vedere se ha dato i risultati. E se non ha dato i risultati, ci possono essere 3 azioni: o non ha dato i risultati che non c'erano abbastanza risorse, allora si aumentano le risorse, o non ha dato risultati perché era disegnato male e allora si fanno delle modifiche, o non ha dato risultati perché l'idea era stupida fino all'inizio e allora si decide di eliminarlo. Quindi la revisione della spesa è qualche cosa che è volto a rendere più efficiente la spesa pubblica, non necessariamente a tagliarla. E questo spesso non viene capito. Questo dovrebbe essere un cambiamento che dovrebbe essere fatto, questo sinceramente, indipendentemente da chi è al governo. Perché è semplicemente una questione di gestire bene i soldi di tutti i cittadini, che sono i nostri soldi. Se tu tagli la spesa perché hai trovato un modo di comprare i tavoli, i computer, la famosa siringa a un prezzo più ragionevole, allora stai risparmiando soldi che poi puoi reinvestire nel migliorare i servizi. Allora, questa è una prima cosa da fare. Detto questo, io ho fatto la spending review nel 2013, inizio 2014, che poi è arrivato Renzi e le cose non sono andate poi tanto bene. E quindi sono passati 10 anni. Ora, quindi si tratta di fare un lavoro accurato, riga per riga, come avevo fatto io nel bilancio dello Stato, e vedere che cosa si può fare. Ci sono certe cose che non sono prioritarie e si possono trovare, però è un lavoro che bisogna, a parte questa grande area degli acquisti di beni e servizi, è un lavoro che va fatto con attenzione. Quindi adesso non mi sento di aggiungere tante altre cose, perché io il lavoro l'ho fatto 10 anni fa e sarebbe tempo di rifarlo, perché noi dobbiamo avere l'ambizione di avere la migliore sanità di tutta Italia, e al momento non ce l'abbiamo.
non soltanto non ce l'abbiamo, ma se ci andiamo a confrontare con l'Emilia Romagna, se ci andiamo a confrontare col Veneto, vedete, io non faccio questioni di parte politica, anche il Veneto ha una sanità che è meglio gestita di quella della Lombardia. E c'è un piccolo problema, che la Lombardia è dal 95 che è gestita dalla stessa parte politica, e allora si sono un po' rilassati nelle cose. Allora, qui non stiamo facendo la campagna per le regionali, però insomma non possiamo dimenticarci che stiamo in una regione in cui ci sono enormi problemi di liste d'attesa, lo sappiamo tutti, a meno che uno non abbia i soldi per andare all'ospedale privato, allora le liste d'attesa spariscono. E lo so bene perché mio fratello c'è un'operazione che deve essere fatta, non entriamo nelle cose particolari, personali. Abbiamo liste d'attesa, ma la lunghezza dei pronto soccorso è enorme, abbiamo un enorme problema di medici di base che non si trovano più, ci sono enormi problemi in questa regione che devono essere sistemati. Il Partito Democratico presterà particolare attenzione a questa cosa, poi a un certo punto bisognerà parlare anche delle regionali, ma non è il momento di farlo, grazie. Il PD mi ha chiesto di rappresentarlo durante le elezioni del 25 settembre. Beh, mi sono sentito un po' orgoglioso di poter rappresentare questo partito in cui milito da sempre. E per cui ho accettato, pur sapendo che il collegio uninominale per Camera a cui partecipo è veramente una missione molto difficile, perché la volta scorsa era stata eletta la dottoressa Comaroli col 50,1% e nell'uninominale vince chi prende un voto in più, per cui capite che il PD a suo tempo, l'Alleanza, aveva preso il 23% questa volta, mentre il centrodestra il 50,1%. È una missione impossibile, però io comincio a partire da un ragionamento dicendo: signori, ma voi la Comaroli l'avete mai conosciuta? Questa qui è parlamentare da 13 anni, è di Soncino, e non si capisce che cosa abbia fatto per il territorio. Niente. Anzi, l'altro giorno è uscita dicendo che lei vuole occuparsi delle imprese. Una che delle imprese forse non sa neanche come aprire una porta. Io invece, a differenza di questo, appunto, faccio l'imprenditore da 40 anni, ho un'azienda a Vaiano e non solo. Per me il territorio è una risorsa importante e altre volte mi sono speso per questo territorio attraverso delle richieste che mi faceva il pubblico, il comune, il territorio, NSCRP, NSCS. Da ultimo mi sono trovato a dover affrontare anche la questione di Finalpia, che stava andando in bancarotta e per il momento ci abbiamo messo una pezza, e per cui la situazione è quasi normalizzata, non risolta ma normalizzata. La politica, dobbiamo iniziare a fare delle politiche attive, dobbiamo iniziare a fare della formazione, dobbiamo cominciare a regolamentare le cooperative, perché ci sono delle cooperative che di cooperative non ha niente, sono delle false cooperative, ma dobbiamo dirlo questo, per cercare di portare nell'ambito dei contratti, nei contratti veri, no, il lavoro. Questo diventa il tema, perché i contratti veri li fa il sindacato con la controparte, sono dei contratti normalmente tutelanti per i lavoratori. E tutto quello che c'è fuori da questa tipologia di contratti, non da ultimo lo stage utilizzato in una maniera irriguardosa, diciamo così, cioè alla fine fanno lavorare le persone, non le pagano, vi dicendo. Io credo che bisogna iniziare a fare delle politiche attive e dei tavoli di concertazione con le imprese, con le associazioni imprenditoriali, sindacali, per trovare una soluzione a questo problema che hai sollevato. L'energia in questo momento qui ci sta veramente penalizzando, considerando poi che ci fa molta filosofia, ma i prezzi in questo momento qua non li determinano gli acquirenti, ma li determinano chi li vende. Per cui il primo tema è questo. Il secondo tema è il lavoro. Come imprenditore per me è un must il fatto, specialmente legato al territorio, di creare delle opportunità di lavoro nel territorio. Lo sto facendo, lo faccio. Però anche questo è molto legato alla formazione. Non vi nascondo la difficoltà di trovare persone con titoli giusti da inserire nell'azienda su posizioni che sono anche libere, ma con la difficoltà di trovare le persone giuste. Per cui la formazione è sicuramente un altro tema importante.
come importanti, io penso, perché come tutti voi viviamo in una terra che è unica, è il tema dell'ambiente, e questo non lo possiamo dimenticare. Il tema dell'ambiente è legato poi anche al tema delle energie rinnovabili, perché direi che forse è una strada obbligata che dovremo perseguire nei prossimi anni. Il dottor Cottarelli, Carlo Cottarelli, economista. Guarda, finisci il lavoro, torna una da guardare a chi la una e ai giovani. Ai giovani!